Ciao a tutti, io sono Barbara Summa. In rete, lo dico perché è il motivo per cui sono qui fondamentalmente, sono mamma Amsterdam, quindi un po' mamma, un po' Amsterdam, e penso che questo vi dica un po', diciamo, introduca quello che sto facendo. Tra le altre cose, non lo volevo dire, ma adesso lo dico, ho la ADHD, che è l'unico motivo per cui non sono svenuta quando un attimo fa Silvia è venuta e ha detto «Guarda che abbiamo spostato il talk!» E io ancora non avevo preparato le slides, ma va bene. Ho la ADHD. Allora, il motivo per cui sono qui è perché con tanti degli organizzatori, dei presenti, Michela appunto, Silvia, Alessandra anche, eccetera, persino Massimo Carraro, che non ho visto ma dovrei salutare perché ci siamo contattati tanto tempo fa, eccolo, con un etto di marketing a suo tempo. Ecco, io sono in rete come una delle pioniere del mommy blogging italiano, poi si cresce, i figli crescono, mettono incinta la ragazza, insomma, cerchi di evitare un po' l'argomento e ti riprendi. Ora, a parte fare la mamma blogger, io nella vita ho un'agenzia che si chiama Madrelingua, e anche questo un nome, un programma, con mio marito che mi diceva, dice, ma scusa, ma sei sicura di voler dare un nome italiano così difficile a una ditta in Olanda? E io facevo, beh, senti, se il supermercato figo olandese è riuscito a insegnare agli olandesi come si dice carpaccio, cioè io suppongo che Madrelingua prima o poi se lo imparano effettivamente. Sì, gli olandesi per le lingue, diciamo, ce lo sono portati. Ora, vista l'ampia e splendido consesso internazionale che abbiamo qui, quindi io non è inutile che vi dico che quando uno va all'estero, grazie al cielo, forse sono passati i tempi in cui sembravamo Totò, Peppino e la Malafemmina a Milano, e volevo dirvi un paio di cose che hanno molto a che fare con quello che è il mio lavoro. Io sono traduttrice e interprete di conferenza, tengo corsi, organizzo eventi, diciamo che in generale mi occupo di interculturalità in senso lato, ma anche dalla parte teorica, quindi per esempio di tanto in tanto mi chiamano a fare dei corsi ai manager italiani dell'Heineken, che si sono appena trasferiti e bisogna un attimo prepararli allo shock culturale di vivere e lavorare soprattutto in Olanda. Quindi diciamo che io metto in comunicazione in senso lato mondi che normalmente non si parlano o non si sanno parlare, o se si parlano fanno casini, e insomma sistemo un po' di queste cose. Quindi quello che vi vorrei dire oggi sono, da un lato, quindi qualcuno mi dia i 10 minuti dopo un po', allora, è da un lato alcuni esempi pratici, cioè cosa succede a me che ho un'agenzia e che mette insieme appunto aziende o privati italiani olandesi che vogliono parlarsi tra di loro, quindi quali sono le cose che io noto del lavorare con l'Italia dalla prospettiva estera, che magari è interessante per voi se volete allargarvi, se avete collaborazioni o comunque collaboratori o clienti all'estero, 3-4 cosette che noto che spesso la gente si dimentica. E poi se avete voglia vi dico anche un po' del retroterra teorico su cui si basa appunto la cross-cultural communication, che è appunto questo settore della comunicazione che si occupa di spiegarti perché se vai in un altro paese a qualcuno sembra che ti avvicini troppo, a qualcuno sembra che stai troppo distante, a qualcuno sembri estremamente maleducato perché dici le cose troppo direttamente, a quell'altro gli sembri uno evasivo che sta lì a menare il can per l'aia perché stai cercando di essere educato. Insomma, qual è il retroterra teorico, perché l'hanno studiato, di questo tipo di cose qui. Allora, il primo esempio, no? Non, voi lo sapete, no? Migranti all'estero, oltre a riportarci i salamini, il pacco da giù, eccetera, delle volte ci vengono delle idee cretine. A me tipo 15 anni fa venne in mente, ma io mi voglio abbonare a Micromega. Vado a vedere il sito di Micromega, ce l'avevano. Vedo che hanno, prevedono l'abbonamento per l'estero, che costa un po' di più, perché comunque c'è insomma la spedizione, queste cose qui, e devi compilare il modulo online, e io mi metto brava brava a compilare il modulo online. Indirizzo. Nazione. Vado a vedere oggettivamente i Paesi Bassi c'erano e faccio clic. Via, numero, cape, perfetto. A un certo punto mi chiedono provincia. Vabbè, sto ad Amsterdam, cerco North Holland. No, mi davano una lista con tutte le sigle delle province italiane e io dicevo, vabbè, io sono abruzzese, ho una residenza, ho Fena, provincia dell'Aquila, ci metto l'Aquila. Ovviamente l'Aquila non si parlava con i Paesi Bassi. Insomma, facciamola in breve. Io non mi sono mai abbonata a Micromega e come è finita la sinistra italiana lo possiamo vedere tutti quanti. E niente e nessuno mi toglie dalla mente che in fondo un collegamento c'era.
Ora, io voglio parlare male di Micromega, il mio marito, tipo, che non so perché quello olandese, si è affezionato a Nathan Never, vorrebbe ordinarsi gli arretrati, perché non è che siamo tutti sempre in Italia. Cioè, anche lì gli arretrati te li spediscono solo a un indirizzo italiano, quindi lui prima delle vacanze ogni anno si fa la lista, si fa il suo ordinino, lo spedisce da qualcuno e poi li recupera. Bene. Queste cose, insomma, sono anche un peccato originale di cui, in un certo senso, sono stata colpevole anch'io. Perché allora, per chi non lo sappia, io sono anche la stessa persona che stasera tenterà di organizzare la degustazione affettuosa. Perché? Perché facendo l'interprete per il corso di sommelier italiani in Olanda, poi già che c'ero, uno si affeziona, ero astemia, però sai com'è, insomma, sono diventata sommelier. Non solo, ho scritto un ebook per un editore che si chiama La guida affettuosa al piacere del vino. Che quindi chi stasera, chi partecipa alla degustazione, poi mi lascia la mail e ve lo spedisco perché è compreso nel prezzo. Allora, La guida affettuosa al piacere del vino è un ebook, nasce ebook per mano di un editore che faceva solo ebook e si compra online su una piattaforma. Quindi a un certo punto, con l'entusiasmo del neofita, eccetera, ad Amsterdam organizzo una presentazione del libro, che poi queste presentazioni del libro, insomma, veniva bene, quindi generano delle degustazioni affettuose, appunto. E dopo la degustazione c'era gente che voleva comprarlo, io gli avevo dato la cartolina con il sito, eccetera. Vanno sul sito per comprarsi un ebook e gli chiede il codice fiscale. Ora, gli olandesi non si meravigliano di niente, sono gente di mondo, hanno viaggiato, hanno avuto le colonie, eccetera, quindi quelli belli, buoni e cari si scrivono al codice fiscale olandese. Cioè, inutile che vi dica come è andata a finire, un paio avevano la zia italiana, l'hanno chiamato e ha detto scusa, mi dai il tuo codice fiscale, la poveretta, oddio, aiuto, questi imbrogli online, e si sono comprati il libro. Poi per fortuna me l'hanno detto, quindi mi sono attaccata alla mail con l'editore e dico togliete quel cazzo di codice fiscale dal modulo di acquisto, e da lì in poi è andato tutto bene. Ora, fin qui sono stupidaggini, sono sciocchezze, però siccome ci sono anche tante persone qui dentro che si occupano di web development, eccetera, io ve la dico come l'abbiamo vissuta. Poi, come Michela e gli altri commercialisti qui presenti ci insegnano, tu hai il cliente all'estero, giustamente devi fatturare, e c'è una cosa bellissima che noi abbiamo nella comunità europea, che si chiama il reverse charge, che è un regime fiscale per cui se tu fatturi in un paese UE che non è il tuo, tu in realtà fatturi senza IVA. Poi magari qualcuno ha determinati servizi, ha determinate cose, ha determinati limiti, però in linea di massimo tu fatturi senza IVA, perché ognuno se la paga nel paese suo, quindi quando si fa la sua IVA trimestrale, mensile, adesso non so come la fate voi, eccetera, si fa il suo recupero dell'IVA, se la fa nel suo paese e finisce tutto pari. La cosa bella appunto è che non anticipi questi soldi, paghi secco la tariffa della tua fattura e siamo tutti felici. Ora, io devo ancora incrociare un'azienda, grande o piccola, italiana, a cui io vorrei tanto fatturare quel 21% in meno perché non ci tocca, che ha la partita IVA internazionale. Perché non posso metterla in quella italiana, perché poi queste sono tutte cose che tu fai online sul sito del tuo ufficio imposte. Quindi lo dico anche a voi, con tutto il cuore, se volete vendere o comprare qualcosa all'estero, informatevi col vostro caro commercialista come farvi questa partita IVA europea, perché di fatto è una sigla in più che vi aggiungono alla vostra. Sembra una stupidaggine, però i sistemi non ve l'accettano. Quindi anche questo. Ora, io parto dal presupposto che siamo tutti gente di mondo, quindi ringraziando il Signore, in questo momento la maggior parte di noi che siamo freelance e che lavoriamo con l'estero, eccetera, qualche lingua straniera magari la parliamo, diciamo l'inglese, diciamo che i nostri figli con Minecraft e tutti gli youtuber l'inglese se lo stanno imparando per fatti loro. Tipo, io mi sono sposata all'olandese, all'inizio la nostra lingua sentimentale, insomma, era l'inglese, perché cosa fai? Che peraltro non avere una lingua madre in comune per le cose affettive aiuta tanto, perché non capisci tutto e delle volte è un bene. Oh, vabbè. Allora, noi ci favoriva anche un'altra cosa, che venivamo tutti e due comunque da studi umanistici, da studi di comunicazione, eccetera, quindi ci eravamo studiati fin dall'inizio tutte le varie, no, sai, le cose interculturali, capisci una cosa per un'altra, eccetera, quindi ogni volta che uno delle due diceva una di quelle cose che normalmente l'avresti presa a schiaffi, tu dicevi, aspetta, ma questa persona di cui io mi sono innamorata non può essere così stronzo, sicuramente è stato un cultural misunderstanding, non ci siamo capite, e così passavano in cavalleria anche le cose per cui ci saremmo dovuti prendere a sbelle, ma vabbè, insomma.
parecchi anni dopo, due figli dopo, con cui appunto noi nel culto, no, del tirare sui figli, bilingue, che non ti costa niente, un genitore, una lingua, ognuno parlava la sua lingua, quindi avevamo smesso di parlarci in inglese tra di noi, quindi uno parlava italiano, uno parlava olandese, tanto poi ci capivamo reciprocamente, l'inglese era rimasta la lingua delle nostre comunicazioni segrete, perché insomma ogni tanto il figlio cerca di fregarti e tu dici: ma tu cosa gli hai detto, cosa gli hai promesso, ma possiamo fare questa cosa, ma che ne dici? E un bel giorno a tavola stavamo cercando di fare queste cose, figlio uno che aveva 9 anni, è che uno che veramente non riesce a tenersi in bocca nulla, perché se era suo fratello, che adesso ha 16 anni, secondo me avrebbe tuttora ignorato, finto di non capire niente di inglese, perché gli veniva comodo, ma figlio uno, un ragazzo onesto, ci guarda in faccia e ci fa: I understand everything you say, you know. E noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: aiuto, qua tocca cominciare a farsi l'account criptato. Quindi per dire, insomma, l'inglese lo sanno ormai tutti, ce la facciamo, ci riusciamo. Allora io prendo sempre esempio dagli olandesi, che non so se lo sapete, e questi se fanno il liceo, se fanno una scuola superiore, gli toccano entro il biennio, vabbè, inglese fisso, magari lo fanno anche alle elementari, francese, tedesco, più olandese. Quindi partono così dalle superiori, ma vi ripeto, insomma, i navigatori, il commercio, la compagnia delle Indie, la prima multinazionale, le colonie, l'olandese che non lo parla nessuno nel mondo, tranne qualche sudafricano che finge di capirli. Cioè, voi capite che l'olandese gli toccano le lingue, non è che se le può inventare o non è che può pretendere che il mondo parli olandese con loro. Ulteriore esempio. Io non so se vi ricordate tanti anni fa che ci fu la famosa questione Anton Veneta, che la ABN AMRO, che è una banca olandese, cioè Anton Veneta era stata messa in vendita, gli olandesi se la volevano comprare, cominciò una lunga e faticosa trattativa, che poi andò a finire come andò a finire in tribunale, con condanne, eccetera. Allora, io avevo come corsista di italiano, cioè della mia scuola, non mio personalmente, il negoziatore della ABN AMRO, che era uno di quei super mega manager che non hanno tempo neanche per starnutire con le agende, con le cose. E il poveretto, per non so quanti mesi, 2 volte la settimana, a ora di pranzo, io gli mandavo l'insegnante di italiano e lui imparava l'italiano. E gli dicevo: scusa, ma non ce l'hai l'interprete? Dice: sì. E quindi con cui lo usi l'italiano? Ma dice: alla fine col tassista, al ristorante. Allora voi mi dite perché uno che di fatto quell'unica volta nella sua carriera ha a che fare con gli italiani, in genere fa altre cose, comunque sa le sue lingue, comunque ha un'agenda pienissima, perché si mette lì alla tenera età, mi pare, di 50 anni a imparare l'italiano? Beh, non vi scordate mai il vantaggio strategico. Perché a te l'interprete ti può tranquillamente dire cosa si sta dicendo nelle parti ufficiali, però ti vai a prendere il caffè, vuoi socializzare un attimo a cena, vuoi dirti le carinerie, ma vuoi anche capire un attimo che cosa si stanno dicendo tra di loro quelli dall'altra parte del tavolo quando non c'è l'interprete. Comunque sapere delle lingue ti dà un vantaggio strategico, e questa è una cosa che gli olandesi sicuramente ce l'hanno all'ennesima potenza. Gli italiani, se io sento i colleghi che lavorano a Bruxelles e che delle volte dicono: vabbè, ma i nostri delegati alla fine, invece di andare a cena con gli altri colleghi europarlamentari del gruppo, sai, a cena piani tante cose, ti chiarisci tante cose, insomma noi italiani siamo quelli che a tavola veramente hanno fatto i grandi affari, le grandi conversazioni, i grandi accordi, niente, quelli se ne vanno a mangiare tra di loro, perché che palle, mo pure la sera quando abbiamo finito di lavorare dobbiamo stare lì a sforzarci. Però gli altri lo fanno, poi chiediamoci perché passano certi emendamenti e certi altri no, ma questo lo dico en passant e dimentichiamocelo. Fatemi capire tutto. Ok, allora vi dicevo, gli interpreti, quindi se le lingue le sapete, una cosa bellissima, vi serve, vi dà un grosso vantaggio strategico, qualunque sia la lingua, e in un certo senso anche qualunque sia il vostro livello della lingua, perché se uno ci mette la buona volontà, poi gli italiani lo sappiamo, ce l'abbiamo questa fama di simpatie, siamo i bravi, quelli simpaticoni, gli amiconi. Cioè, quando ci fu il tentativo di fusione KLM all'Italia, anche questo tanti anni fa, no? Finita schifio anche quello, ma vabbè. Vabbè, tanto poi l'hanno fatta la fusione con l'Air France, infatti vediamo dove stanno, gli convenivamo noi, ma va bene, in passant. Cioè, tu leggevi sui giornali olandesi questi del gruppo di trattative, eccetera, sì, perché a quell'epoca cominciava a andare di moda, no? Tutti quanti ti facevano fare il corso di interculturalità, eccetera.
dice, sì, no, appunto, noi abbiamo questi nostri consulenti per l'interculturalità, infatti su questo discorso delle differenze culturali, del diverso modo di gestire gli affari, l'etichetta, bla bla bla, dice, stiamo facendo tante concessioni, e infatti quando vengono gli italiani ci tocca fare questi pranzi così lunghi, perché si sa, cioè il nostro consulente interculturale ce l'ha detto che per gli italiani è tanto importante il rapporto personale, di fiducia, se ti devi piacere, quindi vai a cena e poi devi stare lì e che palle ogni volta che ti telefono, come va la famiglia, come va l'azienda, che tempo fa da voi, cioè queste sono le cose appunto che normalmente ti riferiscono gli olandesi quando hanno a che fare con gli italiani al telefono, poi si amano, per carità di Dio. Una volta, per esempio, mi toccò fare un corso di italiano a un ragazzo che lavorava per il mercato dell'asta dei fiori, quindi lui si doveva gestire gli ordini dei clienti italiani, e arrivò da me convintissimo e disse, no, guarda, io ho bisogno solo di una base di grammatica e terminologia molto specifica, cioè lui praticamente ragionava come i traduttori automatici dei siti, no? Dicevo, io devo sapere i numeri per poterli dire i quantitativi, mi devi fare la lista dei prodotti che abbiamo, orchidee, adesso non lo so, insomma, quello che era, le cifre, le somme, le date, e io sto a posto. Dopo un paio di mesi, disperato, dice, io non ce la faccio, dico, ogni volta che telefono, e questi che cominciano a fare le chiacchiere. Cioè, lui era pronto lì, capito, 5 mazzi di, non so, gladioli, eccetera. Dice, questi dicono, ma che tempo fa ad Amsterdam? Ma la partita l'altra settimana? Dico, questo è proprio disperato, ha detto, guarda, forse ti serve un corso di lingua serio, cioè, lasciamo perdere queste cose. Quindi questo per dirvi un po' quella che è la mia esperienza quando ci sono questi incontri, scontri, abbracci multiculturali. Quanto tempo ho? No, mi dovevate dare 10 minuti, disgraziati, cioè, guarda, se fossi olandese adesso ne pretenderei 10, scusatemi, non si può, cioè, l'accordo è l'accordo, io ve l'avevo detto. Allora, sfondo teorico farò molto presto. Una delle prime cose che io ho fatto quando ho aperto la ditta ad Amsterdam, non conoscevo nessuno, non mi conosceva nessuno, eccetera, andavo a fare appunto questi workshop di multiculturalità per il Ministero degli Affari Esteri, che aveva un servizio dedicato a servizio finanziario internazionale, quindi tutti questi imprenditori che volevano aprire, che ne so, in Asia, delocalizzare, comprare, cercare, fare, li facevano, no, dei workshop per paese dedicati, e quindi io gli ho spiegato un sacco di cose sui giapponesi, gli australiani, l'Italia non mi è mai capitata, però vabbè, insomma, facevo queste cose. I giapponesi mi si sono ricordata, perché io ho detto delle cose scomode che loro pensano tranquillamente, degli olandesi e degli occidentali in genere, cioè, mi raccomando, cioè, tanto fate quello che vi pare, sempre dei cafoni arricchiti sembreremo, perché loro sono tutti così formali, bla bla bla. Insomma, mi hanno amato per questo i giapponesi, e 5 anni dopo mi chiama l'Istituto Spaziale Olandese e dice, guardi, ci arriva una delegazione giapponese, noi ci volevamo preparare, se per cortesia ci fa il workshop, ci fa... Si dice, sì, grazie, ma come mi avete trovata? Abbiamo chiamato l'ambasciata giapponese e ci hanno raccomandato lei. Dico, vabbè, Dio benedica gli olandesi. Altro punto in comune, io una cosa che trovo veramente, bacio veramente le piste ciclabili, anche se poi dico sempre che io da vecchia lì non ci voglio invecchiare, però c'è da dire che c'è questa apertura, cioè un'altra cosa che molti stranieri che cercano di lavorare in Italia trovano è che ci siano tutte queste gilde, questi gruppi chiusi, cioè noi abbiamo questo modo un po' familista, incestuoso se volete, del gruppo, ci siamo noi e poi ci sono gli altri, insomma. Questa apertura io la trovo molto di più all'estero che in Italia, però mi rendo anche conto che è una cosa che sta cambiando. E quindi, molto brevemente, tutto questo che vi ho detto adesso a livello aneddotico in realtà ha una base teorica dietro che è molto grossa. Se vi può interessare approfondire, io vi dico un po' di nomi di persone. Allora, nei corsi classici per l'economia, l'interculturalità proprio applicata alle grandi aziende, il classico è come autore Geert Hofstede, non a caso un olandese, che a suo tempo negli anni 50 l'IBM, che aveva delle procedure standardizzate in tutto il mondo, cioè proprio su come funziona, cioè a momenti dove sta il bagno nell'ufficio, eccetera,
si rendevano conto che da un paese all'altro comunque c'erano delle differenze che questa loro standardizzazione totale non prevedeva, quindi mandano Ostede a farsi il giro delle varie filiali e capire qual è la differenza. E la differenza è che in Cina ci lavorano i cinesi, in Olanda ci lavorano gli olandesi, in Italia ci lavorano gli italiani, e per quanto tu voglia standardizzare, devi fare la tara di quelle che sono le consuetudini. Che poi lui ha tradotto in differenze culturali, ha fatto tutta una serie di parametri in genere a coppie, quindi apertura, chiusura, una società mascolina o femminile che sono quelle più dedite alla cura. Insomma, lui si è dato una serie di parametri e la combinazione di questi parametri, appunto, delle volte ti spiega molto bene come tu devi interpretare una società. Per esempio, secondo Ostede, anche qui le differenze che ci sono tra Italia del Nord e Italia del Sud sono talmente clamorose, ce ne siamo accorti tutti quanti guardando Casa Surace, che fondamentalmente è come se fossimo due paesi diversi dal punto di vista interculturale. Quindi Ostede lo trovate dappertutto, il grande classico. Se vi interessa leggetelo perché è anche interessante da molti spunti. Però io che vengo dalla linguistica applicata fondamentalmente, quando ero in Canada ho scoperto degli altri autori che hanno fatto tantissimo anche per farmi chiarire, e due di questi sono Brown e Levinson, che hanno praticamente ideato, insomma spiegato, teorizzato quello che loro chiamano il concetto di faccia. Cioè in ogni interazione umana gli esseri umani per loro natura hanno la scelta tra due posizioni che sono appunto tutte e due belle, carine, normali, umane. Una è la faccia positiva, che non vuol dire che di per sé è una cosa buona, ma è il desiderio innato di compiacere gli altri, di dire di sì, di farti voler bene, quello che diceva stamattina Barbara Pederzini, mi pare, qualcosa in questo senso, sulle aspettative. L'altra è la faccia negativa, che non vuol dire che è una cosa cattiva, ma vuol dire semplicemente il sano umano desiderio, non mi rompete i coglioni, voglio fare a modo mio, voglio fare la cosa che viene comoda a me e non a te. Questa cosa tu la vedi su tutto, e infatti poi c'è stato un altro autore che si chiama Austin, che ha creato questa teoria degli atti linguistici, quindi noi non parliamo con parole, ma parliamo per atti linguistici. Se stiamo ringraziando, abbiamo tutta una serie di parole che usiamo ognuno nella sua lingua, ma anche delle modalità. Ci sono delle persone che ringraziano molto. Sono delle persone che ti dicono, vabbè, grazie, ciao, finita lì. Come reagiamo ai complimenti? Allora, si dice che sono atti linguistici perché chi di voi ha una base legale tra di noi sa che tutto quelli che sono le cose di legge, a norma di legge, sono delle cose che si dicono, è semantica. Tu ti sposi, non è che ti sposi perché sei davanti al prete, ti sposi perché a una determinata formula, in una determinata situazione, dici di sì o dici di no. Tu non stai facendo un giuramento perché dici lo giuro, lo dici, però ti stai anche impegnando legalmente, se tu stai facendo un giuramento in tribunale, per esempio, come testimone, stai facendo una cosa, non stai semplicemente dicendola, cioè la dici ma la fai. E questi sono gli atti linguistici, anche questi sono culturalmente determinati. Per esempio, una cosa, non so se adesso voi la riconoscete, noi italiani siamo tremendi nell'accettare i complimenti. Cioè, per esempio, no, c'è questa cosa classica, tu vedi una, ah, ma quanto è carina, guarda, Alessa, quanto sono belli questi pantaloni. E dice, ah sì, li ho presi l'anno scorso, ah sì, me l'ha regalata mia madre, ah ma no, li ho presi ai saldi. Cioè, cominci a sminuire questa cosa di cui io ti ho appena fatto il complimento, tu lo dici a un americano, lui ti dice, oh, thank you, basta, finita lì, mi hai fatto il complimento, mi fa piacere. Quindi le reazioni a tante cose che facciamo, i saluti. Quindi a un certo punto c'è una questione fisica, la prossemica si chiama, come ci tocchiamo, come ci muoviamo, quanto ci avviciniamo alla gente, anche qui nord e sud, qualcuno mi diceva ieri, ci sono queste differenze. C'è una questione di come diciamo le cose, come reagiamo alle situazioni, quanto ringraziamo o quanto non ringraziamo, quanto meniamo il camperlaia prima di parlare dell'unica vera cosa che ci interessa e quanto invece vado, oh, senti, ma quella fattura? Così, pronto, buongiorno, vabbè, ne riparleremo. Cioè, ci sono tanti modi al mondo di stare al mondo. Ora, è vero che siamo tutti degli individui, siamo splendidi, siamo meravigliosi, e quindi ognuno di noi è un'isola unica e felice, ed è bene che sia così. Però rendiamoci conto che ci sono tante, tante cose che sono culturalmente determinate, e se stasera ci vediamo alla degustazione affettuosa, vi dico anche come reagiscono gli olandesi al vino. Per il resto, grazie, e questo è tutto. Thank you.